che tu non potresti. Sì. Ma che dici? Ti abbiamo aiutata tutti. Ci siamo messi tutti contro di lui e io più di tutti l'hai visto. Ci è sembrato non solo ingiusto, ma da pazzo un simile sospetto per te. Ah, ora dici di pazzo. Ma se sostieni che ho torto, io torto a non ammettere in lui un simile sospetto. Hai detto proprio così, ma lo vedi come ti contraddice? Insomma, Vice, io ti dico, secondo i discorsi che lui fa, le mie impressioni, e non posso aiutarti in altro modo. Questa è una cosa che devi vederti tu con lui. Giorgio, domani parte. Mi dispiace, capirai che in questi due ultimi giorni di riposo è proprio fino al momento stesso della sua partenza. Tu mi mandi via? No, no, è che non mi sembra giusto che lui mi sia turbato. Siete venuti tutti qui come d'assalto appena siamo arrivati. Prima resti con la notizia subito pronta. Poi io? Ma sì, poi tu, poi lui. È una disgrazia, invece, lo capisco. E ti compiangiamo. Non sai quanto Giorgio. Ma né io, né tantomeno noi, non c'entriamo. Scusami se ti parlo così. È che tu sei venuta anche oggi, quasi ad aggredirmi, quasi a farmi un obbligo di aiutarti a capire. Io non so nulla, non ho nulla da dirvi. Lasciatelo per carità partire in pace. Ma non c'è Giorgio? Dov'è? Andiamo, Romeo, andiamo. Che? Cos'è? Ci ha voluto ascoltarmi di ieri, a salutarmi? Non c'è. È andato a prendere gli ordini di servizio per la partenza e forse perderà. Andiamo, andiamo. Lei ci manda via. Tu ci? No, gli ho detto che non è giusto e sono sicura che tu lo comprendi. Devi parlare davanti a lui, ma sì, sono venuto, ti dico, a scusare. Perché comprendi tu ora? Dici che cos'è? Già, ho capito. Io lo sapevo. Con lei non sei più pazzo, solo per me lo fai e non comprendi. Lei non ti dà torto, no, anzi, dà torto a me e mi manda via. Ma perché non gli dici che tu... Che cosa, sei venuta a fare una scena di gelosia? Ma no, che dici? Sì, sì, non lo negare. Tu di gelosia? Le sono pazza. No. Sta zitta, Sciocca. Hai finto sempre di non capire, ti sei continuamente contraddetta. Ti dico di star zitta. E già, e tu vieni adesso a scusarti. Ecco qual è l'altro delitto di tutti e due insieme. Tu hai tradito il tuo fratello con lei, che era mia ospite. E tuo complice. E lui ne sta impattando tu me. Sei contagiata della tua pazzia perché tu hai accusato lei. Lo so, vorreste che fosse vero per accusare anche me in qualche modo, insudiciarmi dalla vostra colpa. Sciocca, sciocca, sciocca. Taci, non è colpa, non è colpa. Tu non puoi capire. Ho capito, invece. Sei innocente, tu. A te non potrà mai accadere. Io sono da pazzo, ti ho potuto accusare. E lei fa bene a negare perché non è stata colpa. Io non ho tradito e lei non è colpa. Ecco che te lo dice lui stesso. Ma sei già confessa. Che io? Io non ho nulla da confessare. Nulla, è giusto, nulla che sia da confessare. Invece dovrebbe. Ma chi, Sciocca, che cosa? Ma non t'ha fatto proprio sentirmi confessare con il mio delitto da ragazzo. Comodo, già. Dopo 30 anni, già prescritto. Ecco, vedi? Lei può perfino pensare che abbia aspettato la prescrizione. E chi lo sa? Ma sì, tanto sei sicura. Il tempo pare calcolato. È incredibile. È incredibile. Ecco, lei dice, per questo io posso sospettare anche di te. Ma questo è il brodo. No! Non mi lascerai insultare in casa mia. Ma se osi ancora negare. Ti dico che lei ha tutto il diritto di negare. Sì, e di lasciarti sospettare così anche di me. Che possa aver commesso anch'io il suo stesso delitto. Ma quale delitto? Falla tacere. Quest'altro che gli ha fatto rievocare il primo. Non è così. Lo vedi che io ho capito. No, dice. Se ti fa capire la gelosia, no. Con la gelosia tu non potrai capire. La gelosia? Ma confessa! Se vuoi aiutarlo, confessalo tu che sei sua moglie! Già, perché lui da te non può pretendere, ma sei sua complice! Ma non complice, dice! Vittima! Vittima con me! E finisci di sospettare sempre di lui! Non è vittima! Non lo sarebbe stato neanche se tu l'avessi commesso! E non è da confessare! È da seppellire! E si seppellisce da sé! Così come sei sepolto in me il primo, dopo 30 anni, e non per carta, ma proprio da sé! Di nascosto dalla nostra stessa coscienza che non vuole arrossire! Perché non è cosa che la riguardi! La ragione per cui io sto impazzendo. È vero? Lei dovrebbe saperla. Niente affatto! Io non so nulla! E dice che non lo sa. Eppure dovrebbe essere pure in lei questa stessa ragione di impazzire. Io non ne ho nessuna! La sai, Non è assoluta. Ma la so io, la Romeo, la vedo! No, dice, se credi che sia lei, no. È per quello che è successo a noi due. Tu sei pazzo! A me e a lei, sì. Lo so. Ma non come immagini tu. È per questo che ti dico che non puoi capire. Senza averlo mai pensato prima e senza poterlo neppure più pensare dopo. Quella mattina, pochi giorni fa, che tu tornassi dalla villa a Perugia per far compagnia. Ma che fu? Non fu nulla, tu ricordi?
se mi avessi sorpresa un momento con mio marito, l'imbarazzo di un attimo e basta. Ecco, vedi, per lei è così. Ti sei potuta infatti accorgere di nulla. Dillo. Dillo! Di nulla. È ancora quasi. Di nulla. Come cerchi? Dai a Perugia proprio per giorno, per il suo arrivo già annunzia. Sì. Sì. Per questo ti dico che lei ha ragione. Sappiamo bene io e te l'ansia, l'ardore con cui lei aspettava l'arrivo imminente di Giorgio. Ne abbiamo parlato tante volte insieme. Allora, se ne parlavate, se lo sapevate, perché ora mi torturate? Io non ho amato che lui. Non ho desiderato che lui, tutta la mia ansia e il mio ardore non sono stati che per Giorgio. Vice, sta impazzendo per te, veramente per te, non per me. Ma non vuoi proprio capire allora, proprio perché senza rimorso. Ti giuro che io, quella mattina, accompagnandoti fino al cancello con lui, sotto quella vampa di sole maledetto, avevo tutto quel mio ardore per Giorgio, tanto da farmi venire meno, io non so. Non mi era mai avvenuta una cosa simile. Tutto il sangue che mi bolliva. Tu desti a lui, salendo sull'automobile. Fammi dir tutto, dice. Adesso fammi dir tutto. Tu gli desti un bacio. E io me lo sentì vivo sulle labbra, come se mi fosse dato. E poco dopo averti vista partire, riattraversando il giardino, io e lui, tra lo stridio di tutte quelle cicale che stordive, tutti quei fiori come impazziti nel sole. Lui mi disse non so cosa, io nel tentare di rispondergli avvertì che la mia voce era bassa e che lui per quella mia voce si rendeva conto del mio stato. È vero, sì, è vero, ma non io, questo, come sono ora, un altro, e lei qual era? Un'altra. Non più noi nel sole. Un bisogno di rientrare in villa. E la stranezza di non poter fare a meno di sederci accanto, a tratti come forzati. Le persone serrate, gli scuri accostati. Con quella frescura come quella immobile. Sì, sì. L'unica sensazione che potevi avere rientrando in villa, di cui mi ricordi. Ecco, le bianche lune. Ma per forza, altrimenti non si spiegherebbe più nulla, non eravamo più due. Non eravamo più noi, presi nel sole in quel divino accecamento, tutto annullato, senza più coscienza. Chi fosse lei per me? Chi fossi io per lei? In quel vuoto, va? Per tracciare un attimo.